Buongiorno ragazzi, benvenuti a Un Crimine al Giorno. Siamo al 10 aprile, dobbiamo fare un salto molto molto in là nel tempo perché dobbiamo fare un salto fino al 1954. Siamo in quel di una piccola cittadina nei dintorni di Boston, Amesbury, che è nelle vicinanze del lago Attitac ed è evidentemente stata a quei tempi una cittadina veramente, insomma, in cui la vita pareva essere estremamente noiosa, molto molto noiosa, e tutta la nostra storia inizia con una signora, Lorraine Clark, sposata con Melvin Clark, che faceva il tecnico e noleggiatore di barche sul lago Attitac, che quindi tendenzialmente era sempre distante da casa, sempre assente di giorno per il suo lavoro di tecnico elettronico e contemporaneamente noleggiatore di barche per andare da una parte all'altra del lago. Era talmente tanto noiosa che insomma c'era questo vezzo, ecco, fra un gruppo di amiche, un gruppo di mogli di alcuni dei personaggi del luogo, che era quello di ritrovarsi in casa e fare un gioco particolare, cioè ognuna di queste donne teneva in mano il proprio mazzo di chiavi e a un certo punto lo lanciava in aria. In quel momento dovevano sporgersi a tentare di recuperare al volo uno dei mazzi di chiavi che veniva lanciato in aria. La donna che era riuscita a recuperare il mazzo di chiavi che era stato scagliato in aria aveva il diritto di passare una notte di amore, insomma, e di ardore con il marito dell'altra. Ovviamente questo tipo di gioco veniva fatto in totale assenza dei mariti, nelle situazioni in cui c'erano queste piccole riunioni, insomma, di amiche. Andiamo a vedere quella che è la scheda per la giornata di oggi, che ci chiarisce poi un po' quello che è stato, insomma, il crimine. 1954, come vi ho detto, Amesbury, Boston, Massachusetts, nelle vicinanze del lago Attitac, fra la 1 e le 5. Che cosa è successo? Che una di quelle tante notti il signor Mervyn Clark era tornato a casa prima dal lavoro e purtroppo aveva colto i risultati del gioco che abbiamo appena descritto nel suo svolgersi, cioè la signora Lorraine Clark, che aveva partecipato a questo simpatico gioco di condivisione di chiavi di casa e di mariti, aveva vinto la possibilità di passare la notte con uno dei mariti delle altre signore, insomma, e nel momento in cui venne colta dal marito nell'atto, insomma, di rivestirsi velocemente, evidentemente non poté gestire la questione sia della rabbia e della discussione che scaturì da questo tipo di situazione, neanche la vergogna, e a quel punto non ci mise molto a prendere la prima arma improvvisata che aveva a disposizione, cioè un ferro da calza, e colpire più volte il marito con quell'arma appuntita, provocandogli appunto delle ferite che già di per sé potevano essere mortali. Ma non contenta, andò a prendere anche la pistola calibro 32 e la scaricò. Scaricò i due colpi in realtà che aveva nel corpo del marito, finendolo. Io ho indicato il movente come dissensi familiari dati da adulterio. Colto in flagranza, verrà poi condannata all'ergastolo a fine 54, poiché rea confessa e, insomma, avrà raccontato anche tutto quello che io vi ho raccontato all'inizio della situazione che ha portato a questo crimine. E non contenta, in realtà, siccome oltre a non poter gestire la discussione e a terminare il tutto con insomma, i colpi di pistola, oltre che colpi di ferro da calza, decise anche di impacchettare il marito, di legarlo praticamente come un simpatico arrosto e gettarlo in una palude nelle vicinanze del lago Attitac per cercare di occultare anche il cadavere. Quindi, portata a processo come rea confessa, accusata di omicidio volontario, con la sola attenuante dello stato emotivo alterato, ma accusata e
condannata anche per occultamento di cadavere, venne condannata, insomma, all'ergastolo. Questo è il crimine di oggi, 10 aprile, un po' particolare perché aveva, insomma, questo dettaglio del gioco delle chiavi e scambiate, dello scambio dei mariti. Io vi ricordo, come al solito, di unirvi e mettere un like al canale, ai video che faccio su queste piccole pillole giorno per giorno, e ovviamente di seguire le nuove rubriche. C'è la nuova rubrica di cinema in partenza la settimana prossima, il 16 aprile, il martedì, con Alessandro Ponziani, la nuova rubrica Cinepatia, in cui vi indicheremo tutto quello che proprio non si può non vedere nella cinematografia, e poi ovviamente al giovedì la botteguccia dei sigilli, anche questo giovedì con il Pellegrino Macabro. Ci occuperemo di un vampiro umano, ci occuperemo in particolare di Richard Trenton Chase. Con Un crimine al giorno siamo giunti alla fine anche per oggi, ci vediamo domani con un'altra piccola pillola. Ciao ciao.